un intervento da 1,5 milioni che la provincia ha calato in questo polo scolastico, che si somma ad un altro intervento che stiamo facendo all'Istituto Cerletti da 858.000 euro, nella direzione di rendere più efficienti energeticamente gli edifici, più sicuri e conseguentemente più confortevoli sia per gli studenti che per i loro docenti. Presenti al sopralluogo anche il dirigente scolastico dell'istituto Michele Botteon, i tecnici provinciali, l'assessore comunale ai lavori pubblici e la sindaca di Uderzo, Maria Scardellato. I lavori consisteranno nella sostituzione della maggior parte dei serramenti, l'isolamento della parte esterna dei davanzali, l'installazione di tende frangisole per evitare dispersione di calore. Il piano di intervento prevede anche l'adeguamento del sistema antincendio, programmando un nuovo impianto di rilevazione di allarme. Sarà coinvolta anche la palestra interna alla scuola. I lavori consisteranno nel rifacimento della pavimentazione e il ripristino delle pannellature dei paramenti verticali. Tutte le lampade attualmente in uso saranno sostituite con luci a LED, alimentate da un impianto fotovoltaico. Insomma, un intervento capillare al fine non solo di diminuire sempre di più l'impatto ambientale dell'edificio, ma anche ridurre il più possibile i costi derivanti dal caro energia. Sappiamo che l'impegno è distribuito su tutto il territorio e quindi dobbiamo avere pazienza, ma la collaborazione c'è, l'impegno c'è e poi sappiamo, come è ben noto, che sia la provincia un po' come noi, dobbiamo anche rifinanziare tutti i progetti, i finanziamenti ottenuti per il problema dell'aumento dei prezzi. Un aiuto importante che la provincia mette a disposizione grazie ai fondi del PNRR. Per Stefano Marcon una soddisfazione. Una soddisfazione che cominciamo a toccare con mano, sono quei soldi che abbiamo intercettato in merito ai fondi PNRR, sui quali stiamo ancora comunque puntando, portando avanti indipendentemente dall'aumento dei costi delle materie prime.